Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. Fish. Fish. Allora, tutto bene, come vanno le cose? Quella domanda. Bene, I guess. Mi metto solo stream sul telefono che vedo anche la mia faccia perché oggi internet funziona da fa schifo. Quindi sono obbligato a far così. Allora, non mi hanno ancora chiamato, però vediamo. Adesso vediamo dove vado a lavorare oggi. Ecco, qualche nuovo incarico, lo so. È per questo che sono. E oggi se riusciamo facciamo questo, poi martedì e nel mezzo non so cosa fare, mentre arriva la Raiden probabilmente cercheremo di fare altri soldi. E poi non so. Tanto questa settimana devo ancora fare cosa. Devo fare ancora l'abisso 12, però non so se riesco. Ma sto pensando un'altra cosa oltre l'abisso. Cosa devo fare questa settimana? A parte appunto la rede. La spada. Mercoledì dobbiamo fare la spada. Il problema è che mercoledì c'è anche la rede, quindi capisce bene che devo fare. Sì, ho detto che questa è resistenza Ida. Volevo provare un po' Satin ancora. Finalmente arriva il 90 lui. Perché non usarlo, scusate. Comunque. Questo qua è quello lì che si fa il buff tra gli alleati, mi sa di sì. Beh, siamo pronti fino al midollo. Abbiamo la ultima IP di tutti, tranne ovviamente la sua. Siamo pronti fino al midollo. Che miseria. Ok. Vedete che la resistenza non è mai ridotta, però. Ho già messo comunque talenti a livello 6, eccetera. Come di solito faccio. No, ho sbagliato. La mappa è questa. No, solo la mappa, il tasto della mappa, ma non so perché sono andato lì. Sì, ho i talenti a livello 6, eccetera, eccetera. Vediamo un po' cosa da fare. O mettiamo le coroncine alla Raiden e poi aspettiamo che arriva Naida, mettiamo anche le coroncine a Naida. Metto il microfono un po' più vicino perché so che sto parlando piano, ma lo faccio apposta senza mangiarmelo, grazie. Dicevo, faccio, aspetto dopo la raid a Naida e poi faccio una coroncina su Naida, oppure cominciamo già a mettere le coroncine su Mirabilla. Poi mettiamo, cominciamo a mettere coroncine ai personaggi che ci piacciono. Sarebbe interessante su Yelan, su Ayaka naturalmente, poi Kazuo Bennett. Intanto Ayaka la usiamo in fa mare della miseria anche se C0, poi se riusciremo possiamo provare a farla anche C2, C3 o quel che è. Ma non adesso. Perché le prime gemme adesso mi servono. Andiamo, dai. Oggi abbiamo finito anche le missioni. Queste qui dell'evento. E quindi ci sta. Ah, questo è quello lì che c'è anche quello lì col martello che arriva per le scatole, quello che c'entra.
bisogna sempre romperci le scale. One with nature. My apologies. Not now. Cominciamo a combo. The wind knows. Qui abbiamo di nuovo Kazuha. Mettiamo la ultima da questo modo. Per sempre un po' di HP ce l'ha. Dato la parola un po' pesante. One with nature. Bravo di buon shottarlo nel fine. Bene lo stesso. Allora. Parapapapa, devo schiacciare questo. Perfetto. E comunque ci siamo. Cioè, 2 minuti che abbiamo 8 minuti e siamo già qua. Abbiamo ancora un bel serie da fare. Vista. Allora andiamo qua sotto. Non ho dormito tanto perché tanto oggi sono arrivato a casa a mezzanotte. E ho finito di lavorare molto molto presto. Sono arrivato a casa a mezzanotte. Poi sono rimasto sveglio un po'. Dico la verità. Però tanto non quanto. Cioè. No, come altre volte arrivavo a casa minimo alle 5. Andiamo là dentro, subisce maggiori danni con l'arco. Poi ci starebbe io e mia, ma adesso. Rilascia vortici di dendro intermittenza. Non ce ne può fregare di meno. Anzi, ce ne frega forse un po' per Kokome, ma non fa niente. Vediamo. Prossimo passo dopo la Raiden, sto pensando di fare Mona, sto team, togliere Kokome e mettere Mona, ma non neanche io, perché Mona fa debuff, quindi ci sarebbe, però allo stesso momento va bene lo stesso. Nel senso che posso anche aspettare. Non fa niente. Concentriamoci sui personaggi che veramente so che userò tanto. Non ti preoccupare. Ok, cos'è? Ti guarda veramente gli altri questi vuoti. Che ho tolto metà vita in un colpo. You dead. Mitica. Kazuha è impressionante. Ma lo sapevo anche io che era impressionante, ma così è assurdo da vederlo in azione. E che mercoledì vediamo, nel senso che dovrei avere tutto per la Raiden, però magari, cioè, vediamo poi quel giorno lì. Se non ho niente da fare quel giorno lì, che è tutto a posto, eccetera, eccetera, c'è una spadanna a livello 90 di caso. Mercoledì. Ho detto ma sì. L'unica che conosco forse è Arina. I fiori freschi, mi porti 10 rose, ce ne ho a bizzeffe, mi porti loti, non ne ho più. Tuttavia i fastidiosi li ecco perché la conoscevo Arina. Che vuole i fiori. questi che ho lasciati perché c'è sempre qualcuno, questi qua sarebbero, erano per Ayara, no scusate, per Leila. So che il problema appunto è quello lì, c'è sempre qualcuno qua che ti chiede, me li dai quelli? Io va bene. Alla fine non so se è meglio Sumeru o Inazuma, dico la verità, perché c'è praticamente, a tutte e due le nazioni hanno un problema.
questa nazione qua, il problema è appunto ogni tanto ti chiedono sti fiori, che onestamente non ne ho tanti, li ho usati tutti per lei. L'altra invece ha il problema che principalmente ti ruba un sacco di risorse. E forse, dico forse, i nemici di Inazuma sono più difficili. Dipende chi ti mettono, però se ti mettono i samurai non è divertente. Guarda quello lì. Cioè, non... come posso dire? Sono normali, I guess, però se ti mettono contro... Cioè, se metti... tra... e fai una comparazione tra samurai e quello che abbiamo affrontato adesso, i funghi lì, sono molto più facili da sconfiggere loro, sì, assolutamente. Però appunto, boh, tutte e due hanno i suoi pro e contro, onestamente. Mi piace questa cosa che balla. Cosa che balla, vabbè. No, vabbè, a parte gli scherzi... Non saprei tra scegliere una e l'altra. Inazuma... un po' così. Nel senso che può romperti la scatola la sfida. Ma anche qua su Meru. Però ho notato che giocando fianco a fianco con tutte e due, ho capito che praticamente tutte e due sono uguali. Forse su Meru è quello più meno rompiscatole. Però appunto, se abbiamo questo problema che dobbiamo sempre prendere stanilo o qualcosa. La pianta qua adesso che sto cercando di trovare Anilo, peccato, voglio vedere quante ne ho. Queste sono armi, non sono manufatti. Perdonate, ma ogni volta mi perdo, non sto meno. Mangio. No, perché a volte sono materiali per i personaggi, a volte roba per cucinare, non si capisce un cazzo. 9, no. E ne vuole 5. Andiamo prima da lei, e ci togliamo dalle scatole. Sarebbe bello avere una cosa nuova per le missioni queste. Allora... questo no, vabbè, facciamo questo delle rose, il primo che ho schiacciato per stare lì a fare, vabbè, non st- ah, si parla dell'uccello, però solo che non mi ritrovo lì da, è il problema di Sumero anche quello, c'è questo problema qua che molte missioni sono attaccate alle missioni della storia. Infatti mi è capitato molte volte, ops, devo fare la missione lì della storia. Infatti penso che passerò di qua, scendete. Che mi rompi gli schietti. È principalmente per quello che preferisco fare le missioni, quelle lì... quelle normali, cioè nel senso quelle... quelle lì di Inazuma, perché in Inazuma abbiamo fatto praticamente tutto. In Inazuma c'è praticamente tutto completato. Ci sta. Ah, lui è quello lì della... sì. Sembra che quella cosa di... della ragazza. Fanno gli spettacoli. Ah, comunque ho capito perché tutti dicono che... come si chiama? Così... Nilu. Perché tutti dicono Nilu. Nilu potrebbe essere la girlfriend. Ho capito perché. Aspetta che rispondo al messaggio di Gabo. Thank you.
Praticamente Niru c'ha un'entrata nella storia che praticamente, cioè un'entrata nella storia, un'entrata lì nella, perché c'è il menu che dice cosa ne penso di questo, cosa ne penso dell'altro, oppure buongiorno, eccetera, eccetera. C'è un'entrata che dice che praticamente lei ogni volta che vede il Traveler c'è che fa fare nello stomaco. Quindi sono tutti un po' lì presi bene questa cosa. E adesso ho capito. E prima non capivo, dicevo, ma quando fai la storia non mi sembra così, no? Cioè, rispetto a Yaka che te lo dice in faccia, così. Però boh. C'è questa entrata da Entry che appunto dice che ogni volta che vede il fatto la Traveler rivengono a trovare nello stomaco. I kiss. I guess. Beh, non sarebbe. Non sarebbe l'unica che gli piace il Traveler. Questo gioco qua è peggio di. Ogni tanto è peggio di 100 vetrini. Non fammi entrare dove ci sono cose della storia. Non mi rompere le scatole. Mi teletrasporto. Grazie qua. Giusto fosse basso, non so adesso. Mi sa che dovremmo fare Sumero perché c'è sto problema qua. Cioè Sumero, scusate, in Asum. Perché se no mi incrocio sempre con la storia, eccetera. Io non ci voglio, più che altro non c'ho tempo. Cioè se sto facendo un'altra cosa, stare lì è non solo una perdita di tempo. Vabbè. Grazie per i 20.000. Tanto una bambina così come fa a avere 20.000 mora? Non so quanti sono, però sembrano abbastanza. Così 200 euro tipo. Ti dà proprio la banconota. Shiny! Adesso c'è proprio più Iriku. Lo strano sogno non è. Il pescatore ha qualche problema. Sembra una cosa della Bibbia. Vabbè. Davvero così lontano questo? Ah, vabbè, dai, siamo su meglio. Non è giusto. Inizia la rottura. Che cavolo vado di qua, di là? Vabbè, mi butto giù. Penso che quella è una montagna, una collina. Mi butto giù. Allora. O puoi avvertire la regia che alla fine. Ah, non ve l'ho detto, si sì, è arrivato il messaggio. Che devo andare a lavorare veramente. Sì. Nel senso. Devo andare prima. Allora. Configgire. Poi vediamo per esplorare come facciamo. Penso che mi metto. Compro poi compro. Mi faccio la. Di nuovo la cosa. La. Che si chiama? Volevo ammazzare.
come si dice? Prendo la bussola e poi andiamo a in Girasumero. Però appunto se non sono stata così non so se voglio di fare Sumero al 100%. Cioè mi dispiace che questo momento è il mio gioco preferito in assoluto. Però la verità è un'altra, cioè non posso diventare scemo. Base poi. Devo accendere la luce. Io scrivo solo una cosa. Ancora lo spot collegato per i miei telefoni. Ah sì, poi non l'ho detto, è tornato il wifi. Io ogni volta faccio sempre così. Comunque, cioè nel senso, torno lì e do un'occhiata se veramente ho fatto tutto. Ma sì, che ho fatto tutto. Lo so anch'io che ho fatto tutto, però in qualche modo mi piace tornare indietro. Perché mi fa piacere vedere tutte le cose qua completate. Non è che sto a schiacciare ogni volta per dire sì, è completato. Lo leggo, però vabbè. Mi piace guardare. Vai a God. Goodbye. Sempre messaggi di ora. Allora, se ci accompagnerà ogni volta per le sue cose. Allora, cosa volevo fare un caso ancora? A parte che forse siamo arrivati al livello 50. Please. Ed è finita! E abbiamo pure questo. E questo. Oh boy. Questo l'avevo preso l'ultimo. Questo è gas. Ricordo. Questo ho preso forse per penultima questa volta. Vabbè, prendiamo questo. Reale però, di livello di talento. Ok. Si blocca. L'ho già usato, guardate. Finalmente. Quindi abbiamo tutto. Stato bello fare l'indognostico per Natale, però mi sa che il prossimo mese ci arrangiamo. Volevo vedere qua come siamo messi. Yes! Sono veramente 230 come volevo che fosse. Andare un attimo nel negozio. Andare qua. 225. Non so se arriviamo a 230, però è già qualcosa. Allora, qua è tutto fatto.
Le missioni abbiamo fatte. Casuo è fatto. non so cosa farvi vedere altro. Probabilmente vi direi che potrei anche andarmene a guardarmi un film, però non so. Piacerebbe usare un po' di più lui, però tanto la verità è che la notte sono i ruoli che gioco. Buttiamoci devo fare qualcosa, ma non so se fare il boss che fanno tutti per divertimento, questo capisci se il tuo team è buono o no facendo. Dai, facciamo 2 secondi, quindi al massimo vado di là, mi guardo un film, tanto c'è tempo e c'è 2 ore, cioè. A meno che mi becco il solito film da 2 ore e mezzo. Esce. Allora, peccato qua non ho il tuo discount. Mi manca già Yelan. Casual ti adoro, ma mi manca Yelan. Perché possiamo far quelle cose? Cioè, onestamente sto boss mi fa piacere farlo, ma non mi ricordo mai la strada. Mai. Qua dovrebbe essere, ti fai questo pezzo qua e poi sulla sinistra c'è l'entrata. Dovrebbe essere così. Destro. Apparentemente destro. Vabbè, io ci provo, ragazzi. Prima andiamo indietro. Apparentemente sarà qua, dovrebbe esserci un buco qua, arrampicato di questi. Chi vuole? Chi mi vuole affrontare? Chi? Affambacchi. Non mi ricordo esattamente. Potrei aver sbagliato strada. Oppure lì dentro. Forse lì dentro. E vediamo. Qua l'unico boss che non ha qualcuno di importante che gli fa tra virgolette la guardia. Di solito c'è sempre Malefiore o altre cose. A bagno. Però sto. No, sto boss è tranquillo. Boh. Il problema è che ci vuole un po'. Cioè, molti dicono che è il migliore da affrontare per capire se funziona o no il tuo team, ma allo stesso tempo. Rinascimento. Ma che cacchio vuoi? Sono scappati subito, mi sembrava. Boh. Io. Poi dopo che abbiamo fatto questo, me ne vado. Guardare un film, qualcosa. Se fa male, fa male. Perché questo qua è difficilissimo da. One with nature. Take flight. Not now. Double side. The wind knows. Embrace the ice. Niente ora. Cosa hai sentito? Cosa vedi?
ci stiamo impiegando un record incredibile assurdo. Ehi, mi ha dato del primo gemme. Mi ha dato... ci sta? Mi ha dato 2-3 obiettivi. Usa lo scudo... uno scudo a giro per contestare l'attacco di Piaggia Primondi. Pensavo che l'avevo già... Poi? Configgi Giosauro in tutte le sue forme elementari. Yeah. Che questo è carino comunque. Configgi Giosauro senza avere... Questo qua, con tutte le volte che ho fatto, eccetera, non sono ancora riuscito. Anche qua sono abbastanza vicino, non fa niente. Allora, devo solo accedere a Genshin e poi mi spegniamo. A parte che però sono solo le tre. E beh, però tanto devo andare, devo partire da casa prima. Mi sono perso un secondo. No, vabbè, tempo ce l'ho ancora. Non so che domani arriva Shavros, inutile che me lo dici. Vabbè. Grazie per i 8.000, davvero generoso. Il giro generoso. Vabbè, perché vuoi spegnerti? È impazzito il mio telefono. Andiamo a coso. Ah, too late. Allora. E poi ci salutiamo, vabbè. Va bene. Come i ormai cinesi. Beh, ci sta come gesto peace. Non è di certo un gesto cattivo, anzi. Non come alcuni gesti che piacciono molto agli italiani. Di un dito famoso. Lasciamo perdere. Comunque, grazie per avermi visto anche oggi. Just crash. E... ma questo non l'avevo ancora schiacciato. Ah sì, perché ho fatto Watatsumi Island. Peccato che non è proprio il 100%. Ah beh, anche questo è bello di Beidou. Non mi piace tanto qua, ma qua è bellissimo. Beh. Che poi da quanto ho capito non aveva una visione quando ha affrontato quello lì. È presente che ha affrontato quel mega mostro marino, con la flotta, eccetera. Non aveva una visione Beidou, non ce l'aveva ancora. E lì non ho ancora capito perché è strano, perché lei ha una visione diretta. Quindi vuol dire che tecnicamente l'ha detto la Raiden. Come fa la Raiden visto che non dava più cose? Ma io non ho minima idea, cioè, però vabbè, è uno spoiler. Lo so anche perché insomma sta roba è strana che la gente riceve qua e la sinistra visioni e poi la storia della Raiden non si capisce il perché. Una cosa abbastanza logica, ma non voglio spoilerare. Comunque, prima di andare, grazie a Vito Streamers per il like su Twitter. Grazie a Witchboom Live per il like. E il resto era di quando è saltato vinto. Quando è streamato. Vabbè, grazie. E...
Adesso ci vediamo domani. Va bene? Ciao ciao.